So che qui a Beirut al 118 hanno fatto la loro stabilizzazione e poi è stato portato all'ospedale. La mia valutazione è che forse c'è stata un'errata valutazione dell'altezza che ha comportato l'incidente. Lui era già a vela aperta, era quasi a terra, a 35 metri da terra, 20-30 metri da terra, quello è successo. C'è una preoccupazione perché comunque un incidente è sempre un incidente, poi non sono stato io il primo a soccorrere perché c'erano persone più deputate alla cosa, però le ripeto, l'incidente è stato un incidente, l'impatto con il terreno è stato un impatto notevole.